bloccato il telefono. Era bloccato, sera. Stasera nuova postazione, siamo seduti sul nostro divano di fronte al camino. Allora, cosa facciamo stasera? Svuota la spesa di... E che ne so io? Eurospin? No. MD? No. Che svuota la spesa facciamo? Dei detersivi che abbiamo visto piace a tutti, eccolo qua. E se non bastasse noi... per i nostri amici amici maschietti, dobbiamo vedere anche l'isola dei famosi. Saluta, tieni la maglia sporca che ha appena mangiato il gelato. Un'occhiata, viene a dare il bimbo. Ok, allora adesso... Ciao a tutti. Ciao a tutti. Vuoi andare di là a vedere i cartoni? No. No. Come no? Ok, cominciamo dai tovagliolini. Ragazzi, abbiamo trovato questi tovaglioli in offerta, due pacchi, 1,50 euro. Sì. Che marca sono? Non dici come sono. No, non hanno una marca in particolare. Sono questi qua. E sta scritto due pacchi, 1,50 euro li ho presi. Due pacchi, 1,50 euro. Dove le due tacche? Noi facciamo la spesa da tutto Mamma, casa e Opportunity Shop. Sì, due pacchi. Poi abbiamo preso carta igienica, che Luigi dice che è per me, perché loro non la usano. Igienica. Poi... Alba detersivo, non so come sia, non l'ho mai provato, lo proveremo. Poi, sotto consiglio di Anna Maria, una nostra follower, ha detto prova Mon Amour ammorbidente, l'abbiamo preso. Sì, ha fatto titito. Sì, e quindi abbiamo preso Mon Amour, l'ho provato oggi e devo dire... C'ha una buona profumazione, grazie Anna Maria. Grazie Anna Maria, non ci dare consigli a questo, che poi non... Allora, un prodotto nuovo, ho trovato questo che c'è scritto 5 in 1, detergente multifunzionale, e dice per lavapavimenti, pulivetro, mobili, deodorante, protettivo per legno. In più va bene anche come profumatore. Profumo continuo per 24 ore. E dice casa pulita senza fatica. Voglio, questo non è vero, senza fatica non è vero, la casa non è pulita senza fatica. Papà, papà, volevo spendere qualche parola, papà, per questo papà, che cosa? Sì, la casa è pulita quando la puliamo. La casa è pulita, ma tu mi aiuti? Tutta. La casa sta sporca. Se lo dice lui. Allora, ragazzi, volevo spendere due parole per questo. Ragazzi, la bella lavanderina che si vede tanto su TikTok e su altri social. Ma non si può fare. No, TikTok. Ragazzi, profuma. Sì, è valido. Di più. È valido di più, c'ha una profumazione veramente non fantastica di più. Però se posso dare un consiglio, come profuma? Sì. Se posso dare un consiglio, siccome questo costicchia e costicchia veramente veramente tanto, io lo consiglio non per pulire, non per lavare i vestiti che mettete un'ora e andate, ma usatelo come profumo, no, personale. Sciocco. Per tendaggi, per le lenzuola, per i copri divani. Usatelo per quello, perché per quello che costa non ne vale la pena una maglia che mettete un'ora e poi dopo un'ora va in lavatrice, soprattutto con sto caldo. In abbinamento alla bella lavanderina ho preso questo qua, è favola, è uno dei più belli, e ho preso anche l'ammorbidente che appena esce vi faccio vedere. Poi fabuloso pavimenti, questo qua la lavanda, molto ma molto bello. Odora? No, non sa mettere. Non è profumo a mamma. E c'è Camilla che mi sta leccando il ginocchio. Ragazzi, Dab deodorante che non può mai mancare. Ma Antonio ne fa. Deodorante. Antonio ne fa abuso. E il papà ogni tanto non li trova e fa neri, ma il deodorante dal bagno. Che Antonio se lo porta in palestra ovunque. Acido detersivo igienizzante. Questo lo uso per i vestitini di Giovanni. Ma il nostro patto. Il nostro patto non era che tu dovevi stare in silenzio? Mamma! Ragazzi! Dab bagno schiuma, questo è veramente insuperabile. No, mamma! Mamma, era in pausa! Zitti! E buoni! E
Poi, ragazzi, della faticati casa, un altro pacchetto di mollette che Giovanni è ciù. Gio. Come si dice, sa? Salute. Adute. Salute. Sono veramente dure, Giovanni mi ha rotto un sacco di mollette giocandoci, queste qua sono veramente valide. Tieni, non le rompere. Ok. Ok. Poi ragazzi, Via Callo Doccia Vetro Express non l'ho mai provato, ho pagato 2,50 euro. Lo proveremo, non so come sia. Poi, ed è via la prima bustina. Ah, ho preso balsamo gel light e soft della Gliss di Testa Nera. Qualcuno se l'ha provato mi faccia sapere com'è, non l'ho mai provato. Io ho i capelli ricci di natura. Vediamo come sarà. Per stendere il bucato. Però lo dedi a tutte. Sono mollette tu. Sono mollette blu, papà, non sono azzurre. Svelto per lavare i piatti, questa è la ricarica da 2 litri. Io la trovo ottima. Ragazzi, regalo da mio marito, mi ha regalato. Aspetta, se riesco a girare un poco la lavastoviglie che domani dovrà essere. Come si dice? Prego, amore. Installata. Grazie, amore. Prego. Traversine per Camilla, che ne consumiamo molte di più d'estate perché sennò puzzano. E poi dovete sapere che Camilla è particolare, perché Camilla la seconda pipì ha paura di sporcarsi le zampe e non la fa. Vuoi dire qualcosa? No. No. Poi una cosa carina della Hip, ho trovato questa paperetta che Giovanni ha visto in un cartone. Quale cartone? La paperetta di Bing. Mamma, esatto. Nanina. Dici, come devo fare con te? Mamma, non aiuto. Con maggio fai con buio, con tutti e due. Mamma. Questa qua è la paperetta della Hip per Giovanni, che ha visto nel cartone di Bing. Sì. Salva Sleep, che non hanno bisogno di presentazioni. Mamma. Sì, amore. Il tatatiti tuo, mamma. Sì, amore. Mamma, strisce depilatorie. Mamma, no, queste papà non le usa, queste qua le usa la mamma. È buono. Poi ho trovato per Giovanni questo spazzolino sempre della Faticati con i dinosauri che sono i suoi preferiti. Tieni a mamma, tieni. Grazie. Prego. Ancora, ragazzi, non possono mancare ormai in casa nostra da 2 anni, soprattutto da quando Giovanni va a scuola, il test Covid, che ogni tanto si devono tamponare e a scuola devono andare sto tampone fatto. Anche quello casalingo, giusto per stare tranquilli. Come fa? Passerà. Da Ace Green, spray sgrassatore con plastica riciclata. Questa è la nuova versione che ha fatto Ace. Poi ancora di alga, abbiamo parlato sempre dello sgrassatore e del sapone. Ho trovato il sapone per le mani. Ancora, questo qua è quello che vi dicevo di Favola, uguale al detersivo per i panni. Non so se si riesce a vedere, sì. Mamma, ho i dati di lati. Sì. Mamma, ho i dati di lati. Dopo. Questo qua si usa 1 o 2 tappini, ce ne vuole veramente poco. Sempre valido, ma io non lo consiglio per l'abbigliamento. Abbiamo quasi finito. Spugnette per la pulizia del viso. Mamma, tu due. Ancora, di Alba Turbo VC, ragazzi, splendido, odora di latte di mandorla. A chi piace la mandorla? Odora prima dell'uso. Ma questo si usa quando pulisci. Poi ragazzi, questo mi piaceva, il packaging, un sapone per le mani, non so come sia, però mi piaceva come era fatto il contenitore. Non so se si riesce a vedere bene. Una parola, ragazzi, il sapone per le mani che abbiamo fatto nei video scorsi, che era al limone, all'arancia, ed era ottimo. Sono quella di Lidl, solo a Natale. Ho comprato della robaccia che veramente puzza, non di mandorla, proprio. Quella di mandorla mi è piace. È un secchione di quella roba, non vedo l'ora che finisca, è veramente pessimo. Questo qua non lo so com'è. Non lava neanche bene. No, non è vero che non lava bene, cattolino. No, questo sì, sa di sapone.
Papà. Vabbè, non ci piace niente a chi sta, uso Pino Silvestro. Cioè, che cosa c'è qua? I dinosauri. I dinosauri, sì. È vero, no, sullo spazzolino ci sono i dinosauri. Ma io dico qua. Alba, il sapone multiuso sglassatore. Questo sia per la cucina oppure se dovete lavare i colletti delle camicie. Tutto la nonna. Spugnette per i piatti, almeno una volta al mese cambiamole perché queste fanno un sacco di germi sopra. Chi ha figli capirà. Puliforno, questo qua l'ho pagato 90 centesimi, non so come sia, forno, fornelli, acciaio e rubinetti. Non l'ho mai provato, lo proverò domani. E non so se sia valido, io usavo Stenom ed era molto valido. Papà ha dato Totto. Oh, papà ha dato Totto. Non è vero, papà ha dato Totto. Totto, papà. Ragazzi, di Nivea ho trovato questo detergente solido. Non l'ho mai provato, questo è per una scrub e pulizia profonda e per la gioia di Luigi hanno fatto la confezione di carta, che Luigi odia la plastica e tutto quello che sia in plastica, però c'ha ragione lui, ragazzi, perché... Ragazzi, chili gel, questo soprattutto d'estate, nei nostri giorni no, è di una freschezza, ma di una freschezza. Non è fresco. Basta. È di una freschezza bellissima. È buono. No, non possiamo volare. Questo qua mi è stato consigliato, aceto strabilia. Veramente utile a tutto. Anticalcare, sgrassante e profumante. Vediamo com'è e anche igienizzante. Vediamo com'è. Poi ho preso. Credo che entusiasmante. Questi asciugamani di carta. Utili quando usciamo oppure da mettere in bagno se ci sono ospiti e non vogliamo usare gli asciugamani normali in questo periodo. Ancora Vidal idrata e rigenera bagno doccia. Mamma, la pizza. Dove? Dove c'è la pizza? Poi ho preso questi qua che li voglio portare dove abbiamo la casetta in montagna, che sono, come si chiamano, Gigi, queste cose, questi spirali? Zampioni. I zampioni. Per le zanzare pagati 1 euro. Poi ancora, questo mi piaceva tantissimo, una zuccheriera di questa linea Cake. Molto, molto, molto carina, Bakery. Poi ancora, Cinderella, sempre di bella lavanderina. Questo qua è lo spray profumatore. Che cosa significa Cinderella? Cenerento. Fantastico. Spray profumatore è caduto sulle mie gambe. Ragazzi, questo costa una botta, però, ragazzi, è quello due che... Due botte, ragazzi, mettete la botta di prima. Poi dopo si lamentano. Poi, dei guanti monouso sono pagati 60 centesimi e sono 100 pezzi. Sempre della Faticati. Praticamente fate prima... Se passate le mani dentro l'attack. Perché? Perché 60 centesimi, 100 pezzi. Sono quelli là sottili sottili. Molto sottili. Ultra dolce bambini. Questo qua, di chi è questo shampoo? Di chi è questo shampoo? Ha aperto la paperella mentre tu non ti sei accorto. Fagliela richiudere. Perché poi se cade tutta la mousse si frega. Una pezzolina. Per il bagno. Dobbiamo solo buttare. Eh sì, a mamma. La paperella, vi dico anche il costo, 5 euro. 5 euro di paperella. 5 euro di paperella. Shampoo, scrub, 1 minuto detox, questo qua è di Sunsilk, mai provato. Vediamo com'è, noi che abbiamo la cute un po' più grassa. Proviamo. Ragazzi, e poi facciamo sapere. La cute grassa. Rosaria, se stai guardando questo video, i mini burger di carciofi sono stati buonissimi e costano pochissimo. Mi sembra non superavano i 2 euro. Voleva sapere com'erano. Alga, ciao, immancabile. Guarda che si fa per campare, vedi? Alga immancabile, vedi? Ragazzi. Molla. Molla. E questo quando sta con papà, il teppistello. Ultimi 2 pezzi, no, ultimi 3 e abbiamo finito. Sì. Un altro deodorante, questo alla ciliegia di Nivea, volevo provarlo. Papà, vedi un Nivea. Questo che giro fa. Poi
Salviettine per le mani, l'isoform per quando usciamo con John. E per ultimo, Baby Easy Fresh and Clean. Ah, ecco qua. Le salviettine che non devono mai mancare quando usciamo con questa bestiaccia. Allora, relax, relax. Luigi, chi vuoi salutare che tu non hai parlato proprio? Allora, io ho salutato Fabiola. Papà. Grazie Anna Maria per la madrina della conveniente. Anna Maria. Volevo salutare Jessica. Ah, e le due nuove iscritte, Rossella ed Emilia, che sono state anche con noi alle dell'Andia nel video che avete visto quando siamo andati al parco ciao, giochi. Rossella, ciao Emilia. Scusateci ragazzi se quel video è finito un po' così, però Gigi vi racconterà cosa è successo. Il bimbo, che sarebbe questo esserino qua, vedete, a di soli 3 anni. Dopo che noi abbiamo fatto una lunga attesa per quella pizza che stavamo mangiando, ci siamo piazzati vicino a un gioco del galeone dove avete visto la foto. Abbiamo pensato di dare il telefono al bimbo. Il bimbo che cosa ha fatto? Ha messo un cartone. Non gli piace. Dopo pochi minuti non gli piaceva e l'ha lanciato il telefono in acqua. Il recupero è stato molto faticoso, soprattutto per Giuseppe, il marito dei miei. Ciao Giuseppe, che sicuramente se piace anche lui. Grazie che ti sei prestato. E quindi il telefono ha fatto un bel volo nel laghetto. Abbiamo risolto tutto a un misero costo di altri soldi, perché avevo comprato l'altro telefono. Non c'è stato niente da fare. Un altro invece lo compriamo. Non so se è salutato Jessica. Circa un mese, Jessica, ti saluto ogni 2 minuti. Ciao Jessica. Non mi ricordavo se l'avevo detto. Ciao Jessica, saluto a Fabio, una continuazione, sì. Perché è la nostra storica. Anche Patrizia. Che ci segue. Virginia. Virginia, che è il nome più bello del mondo, ha raccontato già l'aneddoto. Che mi innamorai di una Virginia, però aveva 4 ruote in sedile. E niente, stavo dicendo, l'altro telefono, come l'ha rotto sempre il bimbo? Non gli piaceva il cartone che stava vedendo, lo mise sotto al stampello del bar, è un teppista figlio della madre, e questo è tutto. Ragazzi maschi, Mario, andiamo a fare a Salvatore, Armando, a Totò del nuovo Armando pure. Ragazzi, da voi ti tocca l'isola dei famosi, video, saponi. Allora, i video non penso, l'isola dei famosi forse lo vede qualcuno in più. Mamma mia ragazzi, che scena. Infatti io adoro quando viene il nostro amico Enzo Mattiello, il nostro commista di fiducia. Enzo Mattiello. Che viene a cena qua, lo so, e domani ci... Ma quello non lo fa apposta, non ci segue proprio perché non... Perché quando viene lui si mette a parlare con Gigi, mi riesce a capire tutta l'isola dei famosi. Che cosa bella, ci mettiamo in Enzo, parliamo tante cose belle, lei si vede. E io mi vedo l'isola dei famosi. Piano, non Luigi si piange, si ride, si... Ma... Non lo so, comunque. Ragazzi, a questo punto io avrei avuto un lampo di genio. Che ne pensate? Se ci andiamo a cuccare, ci andiamo a dormire... Guarda cammina che mi sta dando tanti spaghetti. A letto, belvo piccolo, belvetta piccola, belvo grande, tutti belvi a letto. No, il belvo grande già se ne è andato. Il belvo grande se n'è andato, ce l'ha mangiato. E se ne è uscito. Se ne è uscito, certo. Per 20 anni, ragazzi. A 20 anni si deve divertire. Lui ancora a 3, ce lo godiamo un altro pochino. E anche questa bestiolina, di mamma. La bestiolina di mamma, se io ha detto lei. Io la posso... Ragazze, io direi a questo punto andiamoci a cuccare, Ragazzi, se potete un pollice in su, se ci volete seguire, seguiteci, se vi piace dite ad altri, se non vi piace lasciatevi fatto questo. Non lo dite, che non piace. Condivideteci, condividetela. Va bene. Aiutateci a crescere il canale, così uno non fa i video stanchi, non facciamo molto più allegri. Vabbè, però bisogna dire, sono le 10 di sera, siamo venerdì, 10:30 di sera. C'è una giornata lunga alle spalle e quindi sì, a quest'ora siamo un pochino stanchi. Ragazzi, oggi sapete cosa mi è capitato? Ve lo racconto e poi chiudiamo. Sì. Questa non mi era ancora capitata, mi mancava la mia collezione. Circa 2 settimane fa ho venduto una lavatrice nuova di una signora. Una bellissima lavatrice, molto avanzata tecnologicamente. E non faccio per vantarmi, ma ad un prezzo veramente quasi introvabile, perché ho fatto un buon affare a comprarla. Mi chiama dopo 15 giorni, chiama veramente un nostro collaboratore, poi passa da me
voleva cambiare la lavatrice. Signora, che cosa è successo? Nuova, nuova garanzia ufficiale. Ho detto, voi avete la garanzia ufficiale, potete chiamare la casa madre se volete vi aiuto. No, ma con la lavatrice non fanno nessun problema, è solo che non mi piace, che non mi trovo. Non ci piace la lavatrice, ho proprio un rigetto e non mi trovo, quella è una di modello vecchio, come ce l'ha mio fratello. Lei la sa quella che c'ha mio fratello, ragazzi, non sto scherzando, io il fratello non lo conosco. Non lo conosciamo. Mai visto, non so che lavatrice ho. Ho detto, io credo di non saperlo, però lei ha detto, la lavatrice è più facile, più facile. Mi sono scervellato, cercare di spiegare che io non posso cambiare un prodotto per capriccio, soprattutto se è nuovo non posso intervenire. Sembravo di averla convinta, invece dopo un'oretta fa chiamare il fratello, sempre il collaboratore, e insiste con la stessa divitera. Abbiamo spiegato, signora, la roba nuova non si può cambiare per capriccio, non si può, non si può e non si può. Comunque ragazzi, non ne posso più. Non ne posso più, mi dovete quando dire. Viene agosto, anche una settimana di quando vacanza. Quando viene agosto, io se vedo una lavatrice in un albergo la rompo io e non la voglio più vedere. Un frigorifero, non frigorifero, non frigorifero, lo tengo stretto, ragazzi. Che frigorifero ci sono. Noi abbiamo un Samsung. Vedi da un qua. Samsung. Posso la test? Samsung si chiama Samsung. Posso la test? Posso la test? Adesso ce l'hanno tutti il Samsung, non è che ce l'hai solo tu. No, volevo fare vedere, poi abbiamo un Samsung, come si dice, Dream New Porsche. No, abbiamo un Samsung. Va bene, ragazzi. Supportateci, supportateci e soprattutto... Giovanni sta mettendo le cose a posto. Già avete capito, non c'è bisogno di aggiungere altro. Un bacione, buonanotte, che vi voglio bene veramente. Io sono qua veramente per voi, ma non tanto per lei. Perché all'inizio era il fatto che con lei... Ma lo faccio per voi, per farvi compagnia e supportare lei con tutti questi versini. Ma dobbiamo assecondare, eh? Il grande Antonio De Curti dice io ti assecondo, i pazzi vanno a secondare. Buonanotte, buonanotte. Ciao ragazzi, presto ci vediamo con lo svuota la spesa.